Stati in giro a 10 km. No, ti dirò che a sensazione sul piede la sento più stringente, il mezzo numero più piccolo, ma forse andrei lo stesso su quella. Per fortuna ha appena smesso di piovere, sto aspettando come al solito che arrivi Andrea. Ieri non abbiamo potuto incontrarci alla pista di Garbagnate, comunque oggi apriremo un paio di scarpe che aspettiamo da parecchi mesi, scarpe davvero innovative e che comunque sul mercato italiano sono appena giunte. Questa comunque non sarà una recensione, ma sarà solamente la prima impressione. Come al solito chiederò ad Andrea di indovinare di che scarpe stiamo parlando, lui non ne sa assolutamente nulla e al tempo stesso vediamo quanto pesano, sentiamo quale sia la sua prima impressione e poi ovviamente, visto che ce ne sono due paia, un paio gliele lascerò e nei prossimi giorni faremo la recensione dettagliata. Sembrano assolutamente molto leggere, vediamo che cosa ne pensa il pro depodista, spero che arrivi davvero presto. Andrea, ti devo dare il coltello perché secondo me quelle scarpe fai fatica ad aprirle. Meno male che sei arrivato abbastanza presto, ma non c'era un'azienda cinese che mi voleva mandare tutti i coltelli perché diceva che comunque tu non sei in grado di aprire, quindi vabbè. I Miracle Blade. Te li passo. Le regole sono le solite, vabbè, sei arrivato ovviamente al momento della campana, ma le regole sono le solite, non devi guardare assolutamente di che scarpa si tratta e devi capire, cercare di indovinare quanto pesa e poi raccontarci le prime caratteristiche. Siamo a casa mia, quindi non so se vuoi correre in giardino, vediamo. Direi di no. Minchi, il coltello taglia peggio delle mie unghie. Pensa se mi faccio male in diretta. Tac. Ho paurissima di farmi male, ma... Intanto, di che misura sono? Dovrebbero essere una 42,5 US 9, l'altra 43 US 9,5. Però queste le proverai tutte te, quindi vediamo un attimo cosa effettivamente... Allora, questa è la prima. Sacchetto. Sacchetto, buono. La posso appoggiare per terra, ricordiamoci del coltello. No, ho mezzo intravisto che è nero il sacchetto, se sono nere anche le scarpe le buttiamo direttamente. No, le scarpe sono molto interessanti, sono appena arrivate sul mercato italiano. Però non devi darmi indizi perché già una mia... Allora... mi stava fregando. Non ho guardato quanto pesano perché comunque giustamente, anzi l'ho guardato però... Allora, tomaia strana che sembra in Flyknit. Carro armato abbastanza pesante, cioè pesante, bello intagliato, relativamente morbide. Allora, io ti dico che da sentirla così non mi sembra niente di quello che conosciamo. E ha visto la scatola così prima. Mi hai detto che sono appena arrivate sul mercato, le stavo aspettando da un bel po', quindi mi sa che sono arrivate le Enda, ma assolutamente non ti saprei dire il modello. Forse questo qua è comunque un modello relativamente leggero, una 3 dinamica barra 2. Puoi aprire gli occhi, ovviamente hai indovinato, ne parlavamo diverse settimane, sono secondo me una delle innovazioni che comunque vale la pena testare. Questa comunque non è una recensione, ma soltanto l'unboxing. Allora... Le avevo già viste al giro del lago di Comabbio, con la corripernessa mia. La scarpa è carina, questa è la tua, perché è il 42,5. Ovviamente la tua sarà nera di sicuro. La provo lo stesso, perché poi queste scarpe qua è fondamentale capire anche il... Bene, un calzino, abbastanza abbondante, questa qua potrebbe andare bene lo stesso anche a me,
quindi se devo provare poco male. No, veste abbastanza larga, quindi forse per te avrei preso una misura in meno. Ripeto, sembra una 2, sotto è bella intagliata, comunque relativamente morbida, si sarà da provare in pista o altrove. Adesso vediamo. Andiamo con la prossima, a questo punto sarà un'altra end anche lei, mi sa. Sarà sicuramente un'altra enda, la questione è se è lo stesso modello oppure Bello il qualcos'altro. sacchetto, simpatico. Invece che la solita, come si dice, scatola che si butta via, io la uso il martedì per raccogliere tutta la carta della settimana e buttare in discarica. Invece questo qua, dai, è un sacchetto che posso usare. Carino, bello, bravi. Almeno qualcosa di diverso sul mercato. La prossima è la mia, quindi la tratterò molto meglio della tua. Ma non c'è problema, poi te le presto tutte e due, non Comunque, c'è ne. siccome fai le recensioni su Amazon e tutto, potresti prendere un taglierino invece No, che scoltellarci da cucina in effetti sì, hai assolutamente di ragione. Con tutto ignoranza. quello che faccio si potrebbe fare nessun problema. Prima del lavoro, secondo me ci sono i taglierini su Amazon, però. Ah no, beh, questa posso vedere che c'è il sacchetto anche di lei. Sì, allora è confermato che c'è il sacchetto. Qua abbiamo il dépliant. Ah, ok, qua spiega un po' tutto. Magliette del Kenya, le ragazze del Kenya, i ragazzi del Kenya. Tra l'altro il catalogo è disponibile online, io l'ho già guardato, quindi se siete interessati vi metto il link qua sotto e quindi lo potreste già guardare. Nel frattempo sicuramente la recensione arriverà entro 2 o 3 settimane, quindi se non avete modo e tempo di acquistare queste scarpe nei negozi, comunque date un'occhiata al catalogo online e poi nei prossimi giorni ve la racconteremo. Quelle di prima erano le la patè o la patette. Bello che si lanciano su una scarpa comunque. Com'è Max? È lei? È Sembra lei, sì. Niente, sempre lei? Ok. Quindi, no, quindi niente unboxing della seconda. Questa qua è una 42, quindi ce l'ha ah, mandate. certo, quindi no, cosa importante da dire effettivamente che si parla di mezz'ora in meno. Assolutamente, loro lo sanno, quindi. Sì, noi abbiamo chiesto il numero americano, poi i centimetri dovrebbero essere comunque 9 quella. US questa e 9 e mezzo US E 27 e l'altra. mezzo. Sì, no, Sì, questa è quella 20. 27 Sì, e quindi quella là è ok. 27 e mezzo. Sono Sì, un pollo, quella là era la mia, però è lo certo. stesso, mi sa, mezzo numero Provala. senza la carta perché sennò è troppo corta. Ma non mi hai detto quanto pesano comunque? Secondo me 2,80, Secondo me troppo. molto di meno. Secondo Sì. me penso che pesino intorno ai 250 grammi. No, può essere con la storia del calzino. Wow, sai che cosa che ti devo dire? Che queste qua me le userei anche per andare in vacanza al mare. Allora, ti dico che sinceramente anche il 42 non mi sta male, lo sento più fasciante. Sarei indeciso a comprarlo, ma forse mi prenderei lo stesso il mezzo numero in meno, io sai. In effetti la distribuzione attuale è attraverso negozi, di conseguenza secondo me questa tipologia di scarpa dovreste provarla nei negozi, poi magari metto un commento finale, comunque assolutamente sì. Guarda, è super comoda, il mezzo numero più piccolo, lo senti che bello fasciante, molto comodo. Oh, queste qua le puoi usare anche per andare in barca quando vai al mare. Allora Andrea, cosa dici? Quanto tempo ci vuole per fare questa recensione? Dipende quanti chilometri mi fai fare. No, no, ma 100 km bastano. 100 km, sì, di solito sono sempre i 100 km. All'inizio parlavamo delle 100 miglia, dei 200 km, ma in effetti ci siamo resi conto che alla fine i 100 km vanno più che bene. L'unica scarpa che è cambiata nei primi 100 km è stata la Pegasus 37 che malino all'inizio e poi invece era cambiata. Quindi fondamentalmente sì, credo anche io i 100 km vadano più che bene. Andrea, fatti un giro e poi dici se cosa ne pensi del mio. Beh, sono tornato. Sono stato in giro a 10 km. No, ti dirò che a sensazione sul piede la sento più stringente, il mezzo numero più piccolo, ma forse andrei lo stesso su quella. Quell'altra è nettamente più comoda e non dà fastidio, il piede non balla dentro, però mi piace questa idea del calzino un pochino più stretto e quindi forse andrei di mezzo numero più piccolo. Però tanto da quanto ho capito su internet non ci sono, le andrete a provare e magari chi le ha comprate, chi le ha provate ci dica anche lui il suo
il suo parere. Va bene, grazie Andrea, comunque ti aspetto in pista a Garbagnate, tu non ci sei mai perché sei sempre impegnato a gareggiare, però ti aspetto in pista, ci vediamo tra diciamo 2 settimane per fare la recensione completa, mi impegnerò anch'io a fare 100 km, non so se ci riesco però, perché sono vecchio, ma vediamo. Giovedì scorso io ero in pista ad aspettarti, te non sei arrivato, io piangevo tanto quel giorno. In effetti ho avuto una conference call con Chicago alle 7 di sera. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!